Essendo che la community di Minecraft è molto tossica, soprattutto nei server italiani, ma in generale, oggi andremo a giocare le Bad Words come la maggior parte dei player. Quindi preparatevi perché vi divertirete, fidatevi. Iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate anche un bel like. Ci vediamo in game e sono pronto a prendermi gli insulti. Iniziamo su Pixel e poi proveremo questa cosa anche su Coral. Preparatevi. Ebbene sì, è arrivato il nostro momento. Primo game dove proviamo a giocare come player classici dei server italiani che ti fanno proprio sclerare. Bene, siamo su Rooftop. Questa mappa è molto molto figa perché se mi elimino subito il bianco ho tutto il mid mio. Quindi direi di puntare subito verso il bianco che stava già venendo e mi è caduto. Perfetto. Andiamo noi allora, qual è il problema? Si è anche disconnesso. Perfetto, nessun problema. Prendiamo i suoi mazzi. Corriamo mid, raga. Corriamo mid. Allora, il nostro obiettivo è di prenderci arco con punch, spada in dia, full dia. Naturalmente piano piano, perché non possiamo prenderci tutto insieme perché smeraldi non le abbiamo. Ok, abbiamo la doppia azione proprio adesso, su spawn di proprio davanti ai nostri occhi. Quindi sono 8 smeraldi totali. Tra 60 secondi, circa 55, spawn all'altro giro di smeraldi e arriviamo a 12. Quindi per adesso direi un attimo di tornare indietro. E abbiamo 8 smeraldi. Primo passo, armor in dia, perché almeno è perma e ci rimane perma. Ve la sconsiglio proprio l'armor in dia, ma va bene. Quindi armor in dia, secondo passo, sharpness. E due smeraldi ce li mettiamo da parte. E poi prenderci l'arco con pancio. Nel mentre mi sono fatto anche gli utensili. E direi di andare in mid perché sta per spawnare l'altra razione di smeraldi. Bene, ne abbiamo 4 più 2 a casa. Sono 6. E sapete bene cosa sono 6 smeraldi? Sono un bell'arco con pancia. Allora, protection. Ebbene sì, è arrivato il momento che tutti aspettavamo. Ebbene sì, arco con pancia e power 1. Allora, ci prendiamo giusto un paio di gheppole. Il resto lo spendiamo tutto in frecce. Bene, abbiamo il grigio che sta venendo. Vieni, 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 vieni. Vola, vai, inizia a volare. Ah, bellissimo l'arco con pancia. Guarda, guarda come volano. Oh. Quando lo fate voi a me, ve la devo far scontare a tutti quanti. Venite qui, venite. Mi piace l'arco con pancia, anche a me piace, ma che figo giocare così. E tremente il divertimento c'è, vorrei che ci sto giocando per divertimento. Ma non vedo l'ora di provarlo su Coral, davvero. Guarda qui, guarda qui. No, c'è passato attraverso. Non so quello che è successo, ma non ci pensiamo, tanto dobbiamo andare a prendere l'altra razione di smeraldi. Purtroppo però abbiamo perso un arco con punch, ma ce lo rifacciamo senza problemi. Bene, 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 abbiamo 12 smeraldi. Ciò vuol dire arco con punch e spada in dia. Abbiamo già la full dia. Letteralmente abbiamo tutto ciò che ci serve per fare il player bastardo. Quindi, spada in dia, arco con punch. Non te lo prendi un baby jag, ovvio. Bene, raga, abbiamo uno stack di frecce. Madonna, abbiamo tutto ciò che ci serve per far schierare tutti. Abbiamo il grigio anche. Andiamo dal grigio a prenderlo a bastonate. Vola. 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 Ok? Ragazzi, ovviamente ha perso tutta la vita solo con il mio arco. Stop boost spamming, guarda come sclera. Preso al volo con l'arco. Fireball tattica. Hittiamolo un po' con l'arco, dai. E che fai? Te ne privi di tarro con l'arco? Letto andato. Boom. Eliminato. Madonna, madonna. Oh, pure 28 di gold. Grazie per le frecce, bro. È brutto giocare così, ma quanto cazzo è divertente, però. È brutto per gli altri, ma è divertente per chi ci gioca. Bene, abbiamo perso il letto dal green. Ma il green non sa che noi siamo picchi. Ah, Green ha perso anche il letto. Dobbiamo andare in base acqua. Vogliamo dall'acqua. L'acqua si è buttato. Potrebbe essere un problema. Letteralmente potrebbe essere un problema, raga. Non ho blocchi. Ho solo un big jug che mi permette di fare questo. Gheppolina. Lui fa così. Io faccio così. Faccio così, faccio così. Oh, leva la reach. A posto. E adesso, ragazzi, però, facciamo sclerare il Green. Facciamoci intanto la porta più alta. E un bel Melk Miner. Allora, il Green non so dov'è. Ok, mid. Sta andando mid. Noi ci siamo messi benissimo. Ci siamo messi troppo bene. Prot 3. Arco con punch, spada in dia, full dia. Corriamo mid, corriamo. È arrivato il momento, ragazzi, di prendere il tracker. Io non lo trovo più. Vai. 58 metri, è vicino a me. 40, 32, è qui. Ma è Invis. 24, 23. Potrebbe essere Invis. 17. Eccolo qui. Guarda come vola, guarda come vola. Guardalo, guardalo, guardalo. Preso. Dobbiamo killare con l'arco. Volo. Sto volando. Letteralmente, ecco, sto anche volando in game. Guardate come volo.
Ma ora è arrivato il momento più atteso. Entriamo su Coral MC e sono pronto a far schierare tutti. Ci siamo! Ed è proprio in questo momento che l'Alex vincerà la partita con l'arco punch. Qui siamo in una mappa che il mid è veramente facile da raggiungere. Quindi partiamo al volo. Il grigio non c'è. Sapete che vuol dire questo? È top per andare mid. Bene, mi sono presi i primi 4 smeraldi. Intanto ce li mettiamo da parte. Ci facciamo una bella sharpness e andiamo a prendere gli altri smeraldi che spawnano adesso. Così ne abbiamo 8 e intanto ci facciamo l'armor in dia. Cazzo, sta arrivando il blu, non ci credo. Perché il blu proprio adesso non si deve fare proprio i cazzi suoi oggi, eh? Ma signor blu, ma... Che vita di merda! D'accordo, blu, va bene, bro, è ragionissima, davvero. Quando decidi di prendere danno me lo dici che ti chiamo, eh? Corriamo mid, ragazzi. Ed è proprio qui che l'Alex clutcherà il game, prendendo i smeraldi. Allora, in questo caso non ci possiamo fare più l'armor, quindi arco con punch e frecce. Ci possiamo fare però una spada in dia e degli altri blocchi. E adesso dobbiamo aspettare solo la full dia. Aspettiamo la full dia ed è fatta. Ho una protection livello 1. Dobbiamo aspettare anche la protection livello 2. Quindi occhio, siamo rimasti in 3 per ora. Giro di smeraldi al volo. Corriamo, corriamo, corriamo. Ok, forse il blu mi sta puntando. Ho preso il bianco. Oh mio Dio, che vuoi. Come cazzo è vivo ancora quello? Via. Direi che è proprio morto adesso. Ok. Ok, morto. Credo che adesso, ragazzi, mi bestemmeranno contro, ma va bene così. Questo è il mio obiettivo. Oh, l'ho stellato proprio all'ultimo. Sì, ma hai rotto. Perfetto. Sta andando tutto per i nostri piani. Full dia. Ci siamo fatti anche una jump. Una speed, essendo che abbiamo già l'imbis. Quindi abbiamo anche le pozioni. Siamo messi benissimo. Dai, vieni. Sali sul ponte, dai. Via, sparisci. Via. Sto morendo. Abbiamo anche gli smeraldi per farci una perla. A posto. Protection livello 3 e Manic Miner. Si vola. Abbiamo una jump, una speed e basta senza invis. Invis teniamocelo. Il blu è stato killato. Letto blu distrutto. Voliamo dall'acqua. L'acqua credo che adesso ci muore. Siamo in base sua. Letto entrato dell'acqua. Guardalo, 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 guardalo. Guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo. Guardalo, guardalo. Oddio. L'ho killato. Oh, lol. La partita più divertente del mondo è questa. Preso. Oddio. Ma... Raga, questo è il video più epico. Bombardate questo video di like. Se raggiunge 1000 like, lo rifaremo. Ma con un player che conosco io di persona, lo faremo sclerare. Lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanellina. E vi saluto. Bello.